In questo video procediamo con la configurazione del plugin per la visualizzazione dei display My Info City nel nostro sito WordPress. Per la prima cosa, dopo aver installato il nostro plugin, andiamo a cliccare su My Info City. Ogni tabellone possiede un proprio ID. Per trovare questo ID è sufficiente accedere al sito myinfo.city direttamente dal pannello delle impostazioni. Una volta sul sito, è sufficiente identificare il pannello che vogliamo andare ad inserire. Una volta identificato, cliccandoci sopra, si potrà entrare nella scheda del dettaglio. Ci troviamo ora nella pagina singola del nostro tabellone. L'ID di questo tabellone è visibile nella barra in alto, in questo caso 696. Procediamo quindi ad inserire il numero trovato nel pannello delle impostazioni per controllare il corretto funzionamento. E salviamo le modifiche. E il sistema scarica il tabellone e ce lo mostra a video. È possibile aggiungere altri tabelloni di prova semplicemente inserendoli separati da virgola. Per visualizzare il nostro tabellone in qualsiasi post, pagina o widget, possiamo utilizzare questo semplice shortcode. Lo shortcode contiene quattro campi, di cui due obbligatori, ovvero ID e titolo. Proviamo ad esempio a inserire in un nuovo articolo il nostro shortcode. Automaticamente il contenuto viene visualizzato insieme al titolo scelto in fase di creazione dello shortcode.